fondo sai se son così, è solamente colpa della street. Vabbè a tutti ragazzi, ed eccoci qua ritornati, finalmente questo video, sono Fabrizio Sengri, sono tornati qui per fare lo sfogo alla partita della Juventus di ieri ragazzi, perché io non ce la faccio più ragazzi, no, io non ce la posso fare, non vinciamo esattamente, ce l'ho davanti ragazzi, i risultati della Juventus, ce l'ho proprio davanti ragazzi, io sinceramente non ce la faccio più, troppi abili, troppo sangue amaro ogni santa settimana, o perdiamo o pareggiamo, non vinciamo mai, non vinciamo da un sacco di giornate, no, non vinciamo da due giornate ragazzi, no, un sacco no, due giornate soltanto, non vinciamo da due giornate, però, analizziamo un po' il fatto di non vincere per queste due giornate, perché non è che sia un caso che noi non vinciamo da due giornate. C'è molto dietro, ragazzi, da analizzare. Sinceramente, il festino che hanno fatto Dybala, McKennie, Arthur, non lo posso capire, non lo digerisco, non so. Però, non lo so, ragazzi, io sono super amareggiato da questa situazione. Abbiamo pure un presidente che, diciamo, non ci aiuti molto sotto il punto, sotto questo punto di vista, perché vorrebbero tenersi Pirlo, adesso io dico che si tengano a Pirlo per il prossimo anno, va benissimo, va bene, anche perché la colpa non è di Pirlo, secondo me, non è soltanto di Pirlo, è anche della squadra e della società, ma soprattutto della società. La squadra ha le sue colpe, Pirlo ha un po' delle sue colpe, ma la società è proprio quella grave. Nedved, secondo me, è il peggiore da questa società. Poi c'è anche Agnelli e Paratici che fanno anche i loro sbagli. Sì, io penso che comunque bisogna prendersi la propria responsabilità, quindi credo che la Juventus, anzi lo dico da tifoso juventino che sono, la Juventus secondo me non si qualificherà neanche per la prossima edizione della Champions League, perché siamo veramente in una fase di sbandamento, siamo in una fase di proprio tracollo totale, in una fase possiamo dire di fallimento quasi. Non dico che è un fallimento essere quarti, ma se non riusciamo a qualificarci neanche all'Europa League sarà un vero e proprio fallimento ragazzi, perché noi tutti gli altri anni abbiamo dominato in Italia, siamo arrivati anche a sfiorare la vittoria in Champions League dalla finale nel 2015-2017, Berlino e Cardiff, e poi invece da un anno a questa parte fatichiamo un po' anche con Sarri, anche se Sarri sinceramente ci ha fatto vincere il campionato, comunque abbiamo vinto la, cioè ovviamente il campionato, non abbiamo vinto la Coppa Italia purtroppo, e non ci siamo neanche qualificati ai quarti di finale contro il Lione. Quest'anno inizio strano, perdiamo, pareggiamo, vinciamo qualche partita, un inizio così, poi anche in Champions siamo molto pronti, sembra che siamo pronti in alcune partite. Il Barcellona ci fracassa all'andata, poi al ritorno fracassiamo il Barcellona. E comunque in Champions eravamo messi abbastanza bene, diciamo pari punti con il Barcellona se non sbaglio, ed eravamo primi in classifica. Arriviamo agli ottavi, andata pietosa, cioè primo tempo dell'andata pietoso, all'ultimo 80esimo circa Chiesa fa un bellissimo gol. Dopo spenderò anche due parole per Federico Chiesa, che è l'unico secondo me che si salva in questa stagione. E al ritorno ovviamente sembrava che potessimo riprendere la partita sempre grazie a Federico Chiesa con due gol molto belli, ma poi alla fine arriva la punizione di Sergio Oliveira che ci elimina, possiamo dire, definitivamente dalla Champions, con una barriera pietosa
Vabbè, ma lasciamo stare questo. Poi ovviamente il Segna arrabbiò, ma ormai era troppo tardi, quindi usciamo dalla Champions. In campionato perdiamo contro il Benevento, in casa, perdiamo col Benevento in casa, gol di Gaich con un errore di Arthur, che doveva essere l'acquisto più forte, doveva essere quello più forte di questa squadra, si è rivelato, diciamo, dopo questo errore, una pippa, anche se non lo è, ma questa stagione è un po' pietosa per tutti. Andiamo a Torino Juventus. Ovviamente sta lasciando stare tutte le partite di campionato, persa con l'Inter, persa con tutte le altre squadre, vinta con il Milan, ma ne abbiamo perso un sacco, cioè non voglio stare qua manco a parlare. Mercoledì abbiamo la partita con il Napoli alle 18:45. E potrebbe essere la partita della svolta, perché se vinciamo, diciamo che potremmo staccare un passo per la Champions League. Se perdiamo, dobbiamo fare i conti con la Lazio, perché Napoli e Atalanta già ormai hanno abbastanza carburante per finire la stagione in modo perfetto. La Juventus sembra in un momento momento di transazione. Non lo so, ragazzi. Sinceramente non ne ho idea. Comunque, andiamo alla partita Torino-Juventus. Sembrava si mettessero le cose per bene, che infatti passiamo in vantaggio grazie proprio a un gol di Federico Chiesa con assist di Morata. Comunque Chiesa ha fatto un ottimo lavoro, un ottimo gol anche. L'unico che secondo me si salva in questa Juventus. 1-1 di Sanabria. Con, possiamo dire, anche un po' di fortuna, traversa poi Sabra, era là davanti di testa con 2-1, errore di Kulusevski da metà campo, dalla nostra metà campo, doveva darla dietro, non so che cosa ha combinato, la dà a Sanabria e tira, è sempre 2-1 per il Torino. All'80esimo ovviamente poi segna Cristiano Ronaldo, che no, era in dubbio, ma poi grazie al VAR era gol. Ragazzi, abbiamo anche avuto altre occasioni oltre a questa. Stiamo parlando del palo colpito da Bentancur. Abbiamo avuto tantissime altre occasioni. Ovviamente il Torino meritava la vittoria perché c'era anche il rigore nettissimo. Quello su quando De Ligt ha provato a spazzare il pallone, ma ha preso nettamente le gambe di Sanabria. Quindi era rigore netto. Ragazzi, io sinceramente non so. Lo stesso Pirlo ha detto in conferenza stampa che se tu fai un tot di partite male, poi rischi anche di essere esonerato. Ed è quello che sicuramente si aspettano molti tifosi juventini, perché molti tifosi si aspettano che Pirlo sia esonerato. Ovviamente io questa cosa sono d'accordo con voi, anche se dico che le colpe non le ha solo Pirlo. Però dico, potrebbe stare essere incazzati con Pirlo, cioè. Io il primo sono incazzato con Pirlo, ma non soltanto. Federico Chiesa, parliamo di Federico Chiesa è, secondo me, il giocatore che all'inizio anno è stato troppo sottovalutato. Dicevano che quando sarebbe andata la Juventus si sarebbe bruciato di qua di là. Adesso siamo arrivati il 4 aprile. Tanto buona Pasqua a voi, perché siamo a Pasqua, oggi è Pasqua. Siamo arrivati al 4 aprile e Federico Chiesa è stato il migliore tra, non dico gol e aste, non dico gol perché il migliore ovviamente sui gol è Cristiano Ronaldo, ma lasciamo stare. Il migliore, diciamo, come prestazioni nel campo, quello che si ammazza sempre la vita, quello che, diciamo, non ha paura dei giudizi degli altri. Federico Chiesa, secondo me, è un esempio per tutti i giocatori della Juventus in questo momento, perché noi abbiamo pure visto dal festino che McKennie, Arthur e Dybala non hanno serietà, perché questi tre giocatori che dovrebbero rappresentare la serietà, perché comunque la Juventus è una società seria, dovrebbero rappresentare la serietà di tutti. E far capire che la Juventus è una società seria che ci tiene a queste cose, che è molto
importante rispettare le regole, no, se ne infischiano questi tre giocatori e fanno perdere molta, molta reputazione alla società, perché facendo questo lavoro hanno fatto perdere sia l'autostima, cioè no, la stima del presidente su di loro, ma poi hanno fatto perdere anche la stima sulla società, perché adesso tutti quelli che sentono questa notizia, dicono che la Juventus non ha serietà ed è quello che pensiamo, ed è quella verità, perché con questo comportamento la Juventus ha dimostrato di non avere serietà. Quindi io sono d'accordissimo su questo fatto. Quindi secondo me siamo in un momento di siamo in un momento di transazione totale, ragazzi. Io non lo so, siamo allo sbando totale. Cioè, non abbiamo più una tattica di gioco, i giocatori giocano come vogliono, non ascolta più nessuno Pirlo. Cioè, Pirlo è come se non esistesse nella Juventus, perché i giocatori fanno quello che vogliono, a partire dal Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo non è un re, non lo possiamo paragonare a un re, uno che non ascolta i consigli del mister, uno che fa di testa sua, non lo possiamo paragonare. Quindi, ragazzi, questo era il mio sfogo per quanto riguarda Juventus Torino, ma non soltanto. Abbiamo parlato più o meno un po' della stagione della Juventus in poche parole. Cioè, siamo in un momento di sbando totale. Quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tanti like. E niente, buona Pasqua a tutti voi. E ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi! Non mi chiedere perché, ho problemi da risolvere. La fama fa mesto nella street, ma voglio stare a Miami Beach. Non chiedermi scusa, basta una parola.